Senza uguali, grazie Matteo, grazie Pontida, grazie amici della Lega. La mia città è bellissima, ha un mare splendido, panorami mozzafiato e ricca di storia, ma qui sono costretto a portare l'urlo dei ventimigliesi, gente per bene, preoccupata di un'invasione imminente. E allora, le immagini di Lampedusa non sono solo per Lampedusa, qui va la nostra vicinanza e il nostro applauso. Vale per Ventimiglia, vale per le città di confine e temo per tutte le città italiane. Lo devo dire, rimpiango i tempi del nostro ministro Matteo Salvini, quando gli sbarchi li bloccava, quando è andato sotto e lo è ancora sotto processo per aver difeso l'Italia e gli italiani. Ora il nostro governo ha lavorato, sta lavorando a soluzioni diplomatiche. Ha posto al centro dell'agenda europea il tema dell'immigrazione, ma di tutta risposta Francia e Germania hanno chiuso i confini. L'Europa di Schengen, l'Europa dei popoli, l'Europa unita è morta a Ventimiglia. E allora, forza Lega, forza centrodestra, forza governo, il tempo della diplomazia è finito, ci stanno invadendo, dobbiamo reagire con forza, con determinazione, prima che sia troppo tardi, prima di dover emigrare noi dalle nostre città divenute invivibili. Dobbiamo passare dall'accoglienza diffusa ai rimpatri di massa. E ci siamo noi sul fronte caldo, noi sindaci, che facciamo quello che possiamo per garantire la sicurezza nei nostri comuni. Sono appena stato eletto e sto facendo il possibile e anche l'impossibile. Ho montato palizzate, griglie per impedire i bivacchi abusivi. Multiamo i negozi etnici che vendono alcolici di notte. Gli togliamo le birre per impedire le risse. Ho dovuto mettere guardie armate al cimitero perché andavano a sputare sulle lapidi, a urinare sulle nostre tombe. Ma il cimitero, che è un luogo sacro, si entra solo per pregare i nostri cari. Punto e basta! Mi hanno detto che sono un artista, ma credo di interpretare a chiare lettere il mandato che mi hanno conferito i miei elettori con i colleghi qui sindaci, quindi non arretrerò e non arretreremo di un millimetro per difendere la sicurezza nelle nostre città. E allora vi ringrazio amici, perché mi aspettano giorni intensi, settimane intense, la vostra energia, il vostro entusiasmo, la fiducia dei miei cittadini mi danno la forza per affrontare il prossimo futuro. Grazie a tutti, viva la Lega, viva Matteo Salvini, forza Ventimiglia! Sempre un'emozione straordinaria vedervi così tanti. Grazie, grazie per essere tutti qui. Questi sono momenti molto complessi, lo sappiamo bene, lo sappiamo tutti. Ma noi Regione Umbria, dopo 50 anni, abbiamo messo tutto il nostro coraggio, la nostra determinazione su quelli che sono i temi che come Lega stiamo portando avanti a livello nazionale. La famiglia al centro. Per la prima volta in Regione Umbria, mai successo prima, la Regione attraverso una serie di iniziative ha voluto sostenere la famiglia, la natalità. Abbiamo realizzato in modo strutturale, messo a disposizione delle risorse per i nuovi nati, per conciliare la vita lavorativa e la famiglia delle giovani donne durante il primo anno di vita del bambino. Abbiamo messo a disposizione borse di studio,
sostegni per lo sport dei bambini e non da ultimo, per la prima volta, mai successo prima, abbiamo anche dato dei contributi ai nostri oratori, alle parrocchie, per lo straordinario lavoro che svolgono. Noi crediamo nella famiglia, dobbiamo invertire una tendenza purtroppo negativa che è la denatalità. Ci stiamo lavorando in modo strutturale e sicuramente a breve il nostro Consiglio regionale metterà in campo la nuova legge proprio sulla famiglia. Questo è importantissimo, così come abbiamo messo al centro delle nostre politiche la casa. Abbiamo agevolato i giovani in attesa di poter fare un progetto di vita e quindi l'acquisto della prima casa, così come nuovi alloggi per chi ne ha bisogno. Insieme a questo, un enorme straordinario lavoro su tutte le società partecipate. Che cosa significa tutto questo? C'è molto altro da dire, ma mi limito ai tempi che mi sono stati assegnati. Che noi con grande coraggio, determinazione e volontà stiamo portando avanti una rivoluzione per la nostra Umbria, cuore verde d'Italia. Grazie, grazie a tutti, viva la Lega e viva Pontida, grazie. Eletto nel 2018, pochi mesi fa è stato riconfermato con il 64%, arrivando a doppiare la sinistra, amato dalla sua gente e anche il presidente dei presidenti delle regioni, a Pontida di casa, perché lui è cresciuto nella Lega. Facciamo sentire tutto il calore di Pontida al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga! Grazie. Vi assicuro, è stato detto e ringrazio chi ha presentato, non è la mia prima Pontida, ma è un'emozione ogni volta essere su questo prato di libertà. Grazie, grazie a tutti coloro che sono venuti, che si sono svegliati presto, che hanno dormito qua, che continuano a crederci. Con me ci sono i consiglieri regionali, che come è stato ricordato sono stati eletti o rieletti per la seconda volta. In Friuli Venezia Giulia, da quando c'è l'elezione diretta, mai un presidente era stato riconfermato e questo deve essere un merito della Lega, della Lega. E voglio iniziare così perché, guardate, da questo palco sarebbe facile lanciare qualche slogan, ma la gente ci ha votato, come sta confermando la fiducia in Matteo Salvini e nei nostri rappresentanti del governo. Perché quando siamo chiamati ad amministrare, qualcuno continua a fare slogan, qualcuno invece porta risultati concreti per la propria gente. Non ci si può limitare allo slogan. Quando siamo chiamati a governare dobbiamo dare delle risposte. Tutte facili? No. Dobbiamo anche saper dire dei no, saper dire quello che è difficile, saper dire le difficoltà che si incontrano ad amministrare bene. Perché questa è la politica seria che ci contraddistingue da chi invece sa usare solo tante parole quando è all'opposizione, ma quando è chiamata alla responsabilità di governo non porta a casa nulla per i suoi cittadini. La Lega deve essere quella politica della concretezza e del pragmatismo che supera le ideologie. Perché noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini di prendere uno stipendio dignitoso, dobbiamo garantire di aiutare le nostre famiglie. Noi abbiamo quadruplicato le risorse per la famiglia che la sinistra aveva messo nella nostra regione. Dobbiamo garantire il sistema sanitario, le strade, le infrastrutture, quello che sta facendo il ministro Salvini.
dobbiamo essere seri. Perché poi qualcuno si domanda perché la politica si allontana dai cittadini e cittadini dalla politica. Perché se c'è qualcuno che regolarmente disattende le promesse elettorali una volta eletto, anch'io mi disinnamorerei della politica. Ma noi siamo qualcosa di diverso. Noi siamo la Lega e sappiamo che non si risolve tutto subito. Sappiamo che ci sono delle difficoltà da superare. Sappiamo, per esempio, sul tema dell'immigrazione che l'Europa deve battere un colpo e deve intervenire nelle rotte sia mediterranea che balcanica. Pensate, la mia regione non è una regione di primo ingresso. Prima di noi ci sono Croazia e Slovenia che fanno parte dell'Unione Europea. Allora l'Europa, se è veramente un'Europa che tutela i cittadini europei, non soltanto quelli italiani, deve difendere le proprie frontiere. Chi può entrare regolarmente è giusto che entri, chi è in regola è giusto che entri e venga garantiti i diritti, ma chi vuole entrare irregolarmente non può entrare, altrimenti legalità, rispetto e tutela delle nostre comunità non ci saranno mai. E io, scusate, proprio per le difficoltà, ringrazio il governo che si sta battendo, i risultati arrivano subito, no? È normale che sia così, c'è qualcuno dalla sinistra che pensa che in 9 mesi si risolvono i problemi che hanno creato loro in 20 anni, non è così, perché noi siamo persone serie e diciamo le cose come stanno. Sappiamo che è difficile, che bisogna mettere mattone su mattone, che bisogna costruire. Anch'io avevo trovato una regione che non cresceva, anch'io avevo trovato un problema infrastrutturale nella regione. Abbiamo risolto tutto? No, però abbiamo fatto degli enormi passi avanti in questi anni. Siamo la regione che è cresciuta di più in termini di prodotto interno lordo nel 2022. Siamo quella che ha aumentato maggiormente l'export, diventando la seconda regione in Italia. Abbiamo messo mattone su mattone, non l'abbiamo fatto in un giorno. Abbiamo lavorato seriamente per la nostra gente. Ed è questo che rappresenta la Lega di Matteo Salvini. Lavorare seriamente, a testa bassa, senza slogan, ma sapendo che abbiamo la responsabilità di dare un futuro a voi e alle future generazioni. Forza Pontida e viva la Lega, sempre uniti per portare a casa i risultati per la nostra gente. Grazie. Presidente di regione più votato della storia, mai nessuno ha ottenuto un consenso così alto, ha nel cuore la libertà, l'autonomia e il leone di San Marco, simbolo della millenaria storia del popolo veneto. Salutiamo tutti insieme, qui a Pontida, il doge della Serenissima, Luca Zaia! Consiglieri non bastano mai, eccoli qua, fate un applauso a tutta la mia squadra della regione del Veneto. Qualcuno ha detto che non si dice più voto bulgaro, ma si dice voto Veneto. Attenti a non cadere. Avremmo voluto portare un fazzoletto, ma non ci stavano. Distribuitevi bene, fermi un attimo. Facciamo un conto alla rovescia con il pratone. 10, 9, 8, 7, 6,
covacciate un po', ragazzi. Qua c'è l'ambulanza per chi ha le ginocchia messe male. Non vorrei che qualcuno pensasse che qua si è persa l'identità. Il leone è sempre più incazzato comunque, eh. Voi sapete che durante la Repubblica Veneta, nei periodi di pace, c'era il leone col libro aperto. Pax tibi, marce evangelista meus. Pace a te, Marco mio evangelista. Peraltro abbiamo una bandiera che ha 1100 anni di storia ed è l'unica bandiera al mondo che riporta la parola pace al suo interno. Andiamola a dire a quelli che sostengono la guerra. Noi siamo per la pace. Però ogni tanto il leone del Veneto c'ha il libro chiuso e la spada in mano. E questo è un periodo nel quale il libro si sta chiudendo. Beh, qualcuno pensa che la Lega si faccia indicare la via. La Lega indica la via, non se la fa indicare. La Lega indica la via rispetto alle politiche sull'immigrazione. Abbiamo coscienza che è un brutto periodo della storia del nostro paese. Arriveranno, stanno arrivando quasi 200.000 migranti, ma la Lega dice anche che solo il 10% scappa dalla morte e dalla fame. E la Lega dice sempre che l'Europa non può considerare Lampedusa come confine italiano. Questo è un problema europeo, non solo nostro. Ed è scandalosa la posizione europea. La von der Leyen vada pure a Lampedusa, ma si ricordi che deve anche tornare a casa e risolvere il problema. Noi non siamo razzisti, abbiamo ben chiaro che bisogna aiutare chi scappa dalla morte e dalla fame. Il mio Veneto ha più veneti fuori dal Veneto che in Veneto, e noi siamo 5 milioni in Veneto. Ma non siamo andati in giro per il mondo a riempire le galere, siamo andati a lavorare. Sentite, noi siamo preoccupati, ve lo dice una regione che già ospita 550.000 migranti, che hanno un progetto di vita. Per noi sono i nuovi veneti, si sono integrati, hanno i loro figli che comunque sono integratissimi, parlano veneto. Però abbiamo anche coscienza che la ospitalità deve essere dignitosa, e ospitando migranti economici rischiamo di rubare il posto a coloro che veramente scappano dalla morte e dalla fame, i bambini, le donne. Questo dobbiamo dire. Questo vuol dire essere leghisti. E dobbiamo anche pensare che abbiamo una popolazione nostrana, locale, che da generazioni in Veneto e nelle nostre regioni, che ha diritto a risposte, non che viene dopo tutti gli altri. Allora, se da un lato siamo preoccupati della dignità, dell'ospitalità, e ci manca... Volete stare in silenzio, ragazzi? Grazie. Se da un lato volete... Mi sono perso. Se da un lato siamo preoccupati della dignità dell'ospitalità, dall'altro sappiamo anche che nel medio periodo cambierà la fisionomia delle nostre comunità. Mai nessuno parla del fatto che dovremmo cambiare i servizi sociali, i servizi sanitari, i servizi educativi, perché quando si ospita bisogna farlo in maniera seria. Allora la von der Leyen, l'Europa, si occupi di questo. L'Italia oggi non può occuparsi di questo da sola. Ma soprattutto ricordo, finiamolo col dire dei rimpatri. L'anno scorso su 105.000 arrivi sono state rimpatriate 3.000 persone e le ricollocazioni a livello europeo non ci sono. Nessuno Stato, oltre a fare comunicati di solidarietà, ci dà un aiuto. Ma la Lega indica anche la via rispetto al fatto che il nostro punto di riferimento devono essere i giovani. Ringrazio i tanti giovani che sono in Lega, un saluto ai ragazzi in Lega. E i giovani indicano la via, i nostri giovani indicano la via. La Lega deve indicare la via sul fronte dei diritti civili, sul fronte di quello che è comunque una visione del futuro. Ed infine chiudo, ci dicevano che eravamo razzisti quando parlavamo di federalismo. Oggi parliamo di autonomia e sono tutti federalisti.
Ma qualcuno lo vuole spiegare a sta gente che l'autonomia è il federalismo? Glielo volete spiegare? Volete spiegare che quando ci sventolano la Costituzione repubblicana, che è del 1 gennaio del 48, ci sventolano la Costituzione che al suo interno ha la previsione di autonomia? Einaudi diceva: ad ognuno dovremo dare l'autonomia che gli spetta. Non è colpa nostra se ha dovuto occuparsi la Lega della Costituzione, di quella parte non applicata in questo Stato centralista. Non è colpa nostra. Questo è un governo, è la domanda che spesso mi fanno i militanti: ma cosa state facendo per l'autonomia? Beh, guardate, noi abbiamo fatto il referendum dell'autonomia, 22 ottobre 2017. Questo è l'unico governo dal 22 ottobre 2017 che ha, a fine 2022, stabilito l'obbligo dell'applicazione. Vedete le ginocchia che stanno saltando? Stabilito a fine dicembre 2022 l'obbligo della definizione dei LEP, e poi nella primavera, insomma marzo, aprile, non ricordo quando, di quest'anno definito il disegno di legge per l'autonomia. Ringrazio il ministro Calderoli che si sta adoperando e si adopera per questo progetto. E allora l'autonomia non è un atto sovversivo, l'autonomia non è la secessione dei ricchi, andatelo a dire per le case, ditelo nei bar, ditelo a coloro che vi dicono questa frase. L'autonomia è chiedere allo Stato che ti faccia gestire quello che lui oggi gestisce a casa tua e ti dà anche i soldi che spendeva per gestirli. Abbiamo rubato qualcosa a qualcuno? L'autonomia non è l'attacco all'unità nazionale. Lo Stato più autonomista in Europa è la Germania. Vi risulta che la Germania sia una nazione da poco? L'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. L'autonomia pone fine al parassitismo. L'autonomia darà un'opportunità a chi oggi da nord a sud non ce l'ha. Io trovo immorale che ci siano pazienti che da altre regioni sono costretti a fare la valigia per andare a curarsi distante da casa, e poi magari a casa loro qualcuno dice che l'autonomia fa male ai territori. Ma svegliatevi! Se dovete fare la valigia per andare a curarvi fuori regione, vuol dire che a casa vostra gestiscono male la sanità. Chiudo con un ringraziamento a tutti voi. Non c'è distinzione tra parato e palco, ma è un ringraziamento che faccio indistintamente a tutti i militanti, a tutti i sostenitori, perché se non ci foste voi che da 30 anni calcate questo pratone, noi non avremmo mai potuto dimostrare nelle amministrazioni quanto vale la Lega. Grazie veramente di cuore, buona giornata a tutti e grazie ai miei consiglieri. Guardi, l'applauso fatelo a loro, perché io sono qui a parlare, ma loro sono di là a votare tutti i nostri provvedimenti e sono tutti militanti Lega. Grazie! Viva San Marco! Thank you.
vincere facile, e invece pochi mesi fa li ha asfaltati ancora, stravincendo le elezioni con oltre 20 punti di distacco. A testa alta, sempre, forte della sua integrità e dei suoi valori di onestà. Popolo di Pontida, salutiamo tutti insieme il governatore della Lombardia, Attilio Fontana! Conteggio perché noi siamo più veloci dei veneti. Ragazzi, grazie. La prima cosa che voglio dirvi veramente con il cuore è grazie. Grazie a tutti voi che mi avete saputo essere vicini nel momento in cui la sinistra in modo ignobile cercava di attaccarvi, cercavano di fare apparire la regione Lombardia come la peggiore, cercavano di scaricare le colpe che non esistevano, cercavano di speculare sul dolore della gente. Ma voi c'eravate, mi avete sempre fatto sentire sostenuto e noi abbiamo continuato a lavorare. Perché questo è il vero punto. Noi abbiamo continuato a lavorare, a cercare di fare ritornare grande la nostra regione. E la nostra regione è ritornata grande, voi lo sapete. La regione Lombardia ha un sacco di primati che non sto qui a ripetervi, ma che sono significativi. Sono significativi perché quelli che sono i valori della Lega si trovano in molte delle politiche che noi stiamo facendo, perché se la Lombardia va bene perché la Lombardia aiuta il lavoro, perché la Lombardia aiuta chi cerca di creare un futuro per sé e per i figli, perché la Lombardia cerca di far collaborare il pubblico con il privato. E questo lo dobbiamo a quelli che sono i nostri principi sani, i nostri principi sacrosanti, i nostri principi storici. Noi combattiamo e combatteremo sempre contro uno Stato centralista. Noi combattiamo e combatteremo sempre contro la burocrazia. Noi combattiamo e combatteremo sempre contro ogni forma di assistenzialismo. Noi non possiamo, non è la nostra cultura, questa è una cultura che non ci appartiene e noi saremo sempre uniti per combattere. Avete visto quali sono stati i risultati dell'assistenzialismo degli ultimi tempi? Hanno approvato la legge sul reddito, hanno approvato la legge sul super bonus, i risultati quali sono stati? Che le casse dello Stato hanno dovuto pagare miliardi su miliardi per una misura che non ha certamente favorito la nostra gente, che non ha certamente favorito il benessere della nostra gente. E poi l'ultimo punto, assolutamente insuperabile. Noi vogliamo uno Stato che non sia centralista, uno Stato che rispetti e rilanci il valore dei territori. Questo è il futuro di questo Paese e quindi noi siamo soltanto a combattere per l'autonomia. Vedete, lo ha già detto Luca Zaia, l'autonomia è qualcosa che ci consente di migliorare, di rendere più efficiente questo Paese, di fare in modo che le cose funzionino meglio, che le risposte siano più rapide, che i cittadini possano avere migliori risultati. Se la Lombardia è ancora oggi la locomotiva d'Italia, io sono convinto che la Lombardia lo sarà ancora di più, ma che sarà migliore tutto il Paese. Che tutto il Paese potrà prendere esempio da questa forma di autonomia, potrà prendere esempio per cercare di essere più in grado di sostenere le proprie attività. Vedete, chi non vuole l'autonomia e chi ha paura di avere una responsabilità maggiore,
chi non vuole la Lombardia e chi non è in grado di amministrare i propri territori, chi non vuole la Lombardia e chi vuole nascondersi dietro il centralismo e non essere responsabile delle scelte che fa. Per cui questo è un momento importante. Calderoli, il grande ministro Calderoli, sta facendo un lavoro eccellente, un lavoro sostanziale. Luca ha dettato poco fa i termini entro cui dovremo averla. Noi saremo ancora più veloci, io sono convinto che Roberto Calderoli sarà ancora più veloce e che ci porterà ad ottenere l'autonomia ancora prima. E questo lo dobbiamo anche nel ricordo di una grande persona, perché la prima persona che si era battuta in maniera fortissima, la prima persona che aveva addirittura promulgato un referendum era stato Roberto Maroni. Roberto Maroni che ci manca tanto, ci manca per la sua intelligenza, ci manca per la sua capacità di fare politica, ci manca per la sua grande passione per la Lega, per la sua grande passione per le idee che Umberto Bossi ha pronunciato, ha portato avanti da più di 30 anni. Quindi noi dobbiamo essere ancora più compatti, perché questo risultato lo dobbiamo innanzitutto a loro, a chi ha dedicato la propria vita per tutelare certi principi e certi valori. E infine lasciatemi dire un'ultima cosa rapidissima sull'Europa. Saranno elezioni importantissime quelle dell'Europa e noi dovremo mandare in Europa il maggior numero di parlamentari e noi dovremo dimostrare una Lega ancora più forte, perché l'Europa dovrà cambiare. Noi non possiamo accettare un'Europa le cui scelte vengano fatte dalle lobby e non possiamo accettare un'Europa che tutela alcuni paesi e che non ne tutela altri. Noi vogliamo un'Europa giusta e soltanto con la Lega potremo applicare questi principi di giustizia. Vogliamo una Lega forte in Europa che possa contribuire alle scelte del futuro, una Lega che inverta quelle follie demagogiche che stanno portando avanti degli pseudoambientalisti con l'ultima direttiva aria, che porterebbe alla conclusione di chiudere tutto il bacino padano-veneto. Dovremmo chiudere le nostre regioni per rispettare una normativa che non ha nessun significato e non ha nessun valore, perché noi il nostro dovere lo stiamo facendo e continuamente miglioriamo la qualità dell'aria. Quindi, amici, sono momenti importanti, sono momenti di grande battaglia, sono momenti nei quali dovremo organizzare il futuro nostro e dei nostri figli, ma con una Lega forte, con Matteo Salvini capitano sempre più forte, con la possibilità di avere l'autonomia e un'Europa migliore. Noi queste battaglie le vinceremo tutte. E viva la Lega, e viva la Lombardia, e viva la libertà dei popoli!
5 anni. Tra un mese si ripresenta ai suoi concittadini. Nel 2018 l'ha liberata dalla sinistra e da allora ha gestito al meglio le emergenze, ha realizzato la facoltà di medicina e ha portato le Olimpiadi invernali del 2026. È in piena campagna elettorale. Diamogli la carica e facciamogli sentire tutto il sostegno del popolo di Pontida. Salutiamo il presidente di oggi e di domani della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti! E con lui, sul palco, i candidati alle elezioni provinciali di Trento e Bolzano! Buongiorno Pontida, buongiorno Lega, buongiorno ai tanti trentini, altoatesini e sudtirolesi che oggi, partendo presto dalle loro valli, sono scesi sul sacro pratone di Pontida. Il pratone di Pontida che è la culla dell'autonomia, del federalismo, dell'autogoverno, dell'autodeterminazione, è la culla di chi vuole essere padrone a casa propria. Lo diciamo venendo da territori di autonomia, il Trentino e l'Alto Adige-Südtirol, dove la Lega ha governato in questi ultimi 5 anni. Lo ha fatto in Alto Adige-Südtirol in accordo con il partito autonomista locale, con la Südtirol Volkspartei, e i prossimi 5 anni lo faremo a Trento in accordo con il partito autonomista trentino-tirolese. Questo è il sigillo di garanzia di una Lega che ama i territori, che è per l'autogoverno e che è per l'autonomia, e per noi è un grande orgoglio venirlo a rivendicare oggi a Pontida, nella patria dell'autonomia e dell'autogoverno. Io voglio ringraziare tutte queste donne e questi uomini che in questi 5 anni hanno amministrato i nostri territori e che oggi si presentano di nuovo per amministrare ancora per 5 anni i nostri territori. Sono stati sicuramente 5 anni particolari, anni difficili. I nostri territori hanno visto pesantemente il tema di Vaia, il tema del Covid come gli altri territori, il tema della marmolada in Trentino, il tema anche della gestione dei grandi carnivori nei nostri 2 territori. Tematiche difficili da affrontare, ma lo abbiamo fatto a testa alta, consapevoli di quello che dovevamo fare e del bene che abbiamo fatto. All'interno del percorso di autonomia differenziata che il ministro Calderoli sta portando avanti, i nostri territori vedono con favore il fatto che le altre regioni possano ambire a maggiori livelli di autogoverno, perché padroni a casa nostra come lo siamo noi vuol dire che anche gli altri possono essere e devono poter essere padroni a casa loro. Anche le altre regioni lo possono essere e lo devono essere, e quindi noi siamo al vostro fianco, sapendo che i nostri territori sono un modello di autonomia e di autogoverno, e che in questa riforma, grazie ai ministri della Lega, potremo anche avvantaggiare e crescere ancora i nostri livelli di autonomia e di autogoverno, anche nei nostri territori. Il federalismo e l'autonomia
è un percorso che si autoalimenta, è un percorso che autoproduce, è un percorso che continua a crescere. E allora vediamo con favore il fatto che tutto il paese italiano possa crescere verso questi principi di libertà, perché di libertà si parla, perché a Pontida si parla di libertà, libertà a casa nostra e libertà nei nostri territori. In questi 5 anni difficili credo che abbiamo ottenuto anche risultati importanti per i nostri territori. Parlando di Trento, a Trento per la prima volta dopo 30 anni che se ne parlava c'è una facoltà di medicina. In passato ne avevano parlato tanto, noi in 4 mesi abbiamo fatto, come provincia autonoma e ovviamente in accordo con l'università, abbiamo fatto la facoltà di medicina, l'abbiamo fatta pre-Covid, quasi diciamo, ovviamente non potevamo saperlo, però è stata una fortuna anche questo fatto ed oggi sarà molto utile. Siamo al 4º anno, ci sono 60 iscritti ogni anno, il nostro territorio avrà i suoi medici. Il sistema sanitario trentino è un sistema sanitario che si è curato i propri malati con le proprie forze e con le proprie strutture e di questo siamo fieri e siamo grati al sistema sanitario trentino. In Trentino durante il Covid le scuole più aperte d'Italia sono state nel nostro territorio, il sistema scolastico trentino è stato un sistema che ha tenuto aperte le scuole più di ogni altro territorio nazionale. Di questo siamo fieri, di questa capacità che l'autonomia riesce a mettere in campo. E quando prima sentivo Luca Zaia che diceva che l'autonomia vuol dire egoismo, vuol dire non prendersi cura degli altri, beh guardate, se il Trentino che è terra di autonomia vuol dire egoismo, abbiamo sbagliato perché il Trentino è per DNA il primo territorio che interviene negli altri territori ad aiutare gli altri territori quando ci sono le difficoltà e questa capacità di DNA viene anche dalla voglia di autonomia e dal tempo di autonomia che abbiamo avuto sui nostri territori. Concludo dicendo una cosa che so che magari tanti fuori dal Trentino, dall'Alto Adige e Sud Tirol non capiranno, però io credo che a Pontida sia giusto a dire anche questo, che la vita di un uomo non vale quella di un animale. Sul tema dei grandi carnivori noi non torneremo indietro, la vita di un uomo è altra cosa rispetto a quella di un animale. Viva Pontida, viva Matteo Salvini! Viva la Lega, viva il Trentino e tu hai il futuro. We'll be right back.
popolo di Pontida, è arrivata e qua dietro al palco l'ospite di questa giornata, facciamole sentire l'ora dal Prato di Pontida! Ha una missione, difendere le donne dalla violenza, e lo fa con una passione, una determinazione ammirevoli. È stata ministro e tra le protagoniste dell'approvazione del Codice Rosso. Ecco sul palco di Pontida la presidente della Commissione Giustizia al Senato, Giulia, buongiorno! Dalla parte delle vittime, ricordiamocelo, vittime di violenza, donne e minori, ci sono donne offese, minacciate, umiliate, picchiate, stuprate, seviziate, trovano la forza di denunziare, ma troppo spesso non accade, non possono essere un alibi. La finanziarizzazione dell'economia, le follie green, e quindi non c'è da inventarci nulla, c'è semplicemente da confermare quelle che sono le nostre posizioni, le posizioni che la Lega porta avanti non da oggi, perché ve lo ricordate quando un genio visionario come Umberto Bossi disse che un giorno le leggi di bilancio sarebbero arrivate via fax da Bruxelles. Gli davano tutti del matto, questo è quello che oggi succede. Vi ricordate quando Matteo Salvini lanciò il Basta Euro Tour spiegando che il modo in cui era stato organizzato l'euro, il combinato disposto tra euro e globalizzazione, avrebbe creato enormi problemi all'economia europea e all'economia italiana. Purtroppo anche lì avevamo ragione, nonostante tutti ci deridessero. E venendo ai temi di oggi, vedete, chi è che si è opposto in Parlamento, ha fatto delle battaglie contro l'idea folle di impedire l'immatricolazione delle auto tradizionali dal 2035? Questo è un tema che ha portato in Parlamento il gruppo alla Camera della Lega 2 anni fa. Siamo stati noi, non sono stati altri, perché c'è chi vuole difendere il lavoro e la produzione e c'è chi in nome dell'ideologia di tutto questo se ne frega, perché vietare la produzione di auto tradizionali in Europa vorrebbe dire mettere per strada 75.000 lavoratori. Quindi c'è chi difende il lavoro e c'è chi in nome dell'ambiente vuole fare macelleria sociale. Siamo stati gli unici a batterci contro le direttive folli sull'agricoltura. Si vorrebbero far chiudere i nostri allevamenti, si vorrebbe far mettere le etichette sul vino, sugli alcolici, dicendoci che fa male, anche lì solo la Lega in Parlamento si è opposta. Siamo stati gli unici a opporci alla direttiva packaging, quella che dice che il riciclo, su cui l'Italia è il primo paese in Europa, siamo quelli ecologicamente più sostenibili per il riciclo, ci dicono che il riciclo non va più bene, ci vuole il riuso perché c'è qualche paese del nord Europa che è più indietro di noi sul riciclo e invece è più avanti sul riuso. La stessa cosa si può dire su un tema che tocca la pelle della gente, le case green, perché sapete, anche qua nel nome dell'ambiente è stata solo la Lega a porre il tema in Parlamento su questo argomento, perché a Bruxelles c'è chi sta lavorando per far sì che la tua casa, quella che è il frutto dei tuoi risparmi, dei risparmi delle generazioni precedenti, il bene rifugio di tutti gli italiani da sempre, se non è nelle classi alte dal punto di vista energetico, non possa più essere venduta o affittata. Questo è quello che fa l'Europa e questo è quello contro cui la Lega si schiera in Europa e a Roma. E l'ultimo caso, il più eclatante, che forse farà capire a tanti quanto questa coerenza è importante, quanto le nostre battaglie sono importanti, perché non sono temi lontani, sono temi che toccano la carne viva, la pelle della gente. È stato il rischio recente di bloccare la circolazione delle auto Euro 5 in Piemonte, poi toccherà la Lombardia, al Veneto e all'Emilia Romagna. E anche qua, chi è stato a porre il tema in Parlamento e a risolvere la cosa contro quelle follie ecologiste volute dalla sinistra? È stata la Lega, siamo stati noi. Quindi, cari colleghi, cari amici e cari giornalisti che hanno fatto le domande, la Lega non deve lanciare nessun messaggio nuovo da Pontida, perché la Lega ha una posizione chiara da sempre sui temi europei.
Noi stiamo con i lavoratori, stiamo con la gente, difendiamo il nostro territorio, difendiamo la sovranità dei paesi. Ed è ridicolo che queste politiche siano portate avanti proprio da quella sinistra che a parole è sempre dalla parte dei più deboli, dei poveri, dei pensionati, a parole. Perché tutte queste politiche green, la globalizzazione, il mercato europeo non tutelato, che cosa ha comportato in questi anni? Ha comportato un impoverimento sempre maggiore della classe media, allo stop dell'ascensore sociale, la finanziarizzazione dei rapporti economici ha fatto sì che oggi i figli pensino di avere un futuro peggiore dei padri. Questo è il progresso che ci ha portato la politica economica globale e la politica economica europea. Quindi, cari signori, quello che la sinistra appoggia in realtà è una lotta di classe al contrario, a favore di pochi ricchi, sempre più ricchi, contro un popolo che per colpa delle loro politiche si impoverirà sempre di più. Se tu non puoi girare con l'euro 5, non puoi andare a lavorare, non puoi andare al cantiere, non puoi andare in fabbrica. Se tu abiti in ZTL a Roma o a Milano, te ne fotti e ti puoi comprare l'auto elettrica, ma la gente non vive tutta in ZTL a Milano o a Roma. E la stessa cosa si potrebbe dire su tante cose che sostiene la sinistra. La sinistra anche sulla politica nazionale ci attacca, ci dice sempre che non facciamo abbastanza sui temi della povertà, del disagio sociale. Ebbene, questo governo, grazie alla Lega, ha tagliato di 7 punti il cuneo fiscale per i lavoratori. Quando la sinistra l'ha tagliato di 2 punti ci ha spiegato che era la più grande operazione di redistribuzione possibile e oggi ci dice che non basta. Non basterà, ma noi l'abbiamo fatto e loro ne hanno parlato. Stessa cosa per quanto riguarda il tema delle pensioni. Sappiamo che la rivalutazione che c'è stata non è sufficiente, ma questo governo, questa maggioranza e la Lega hanno deciso di aiutare chi prende meno di pensione rispetto a chi ne guadagna di più. Quelli che ci dicono che non basta sono quelli che hanno votato la legge Fornero, tanto per intenderci, quindi anche su questo tema credo che non siano nelle condizioni di darci lezioni. La stessa cosa sulla sanità pubblica, di cui ci si riempie la bocca. Il governo che ha iniziato a fare i tagli lineari sulla sanità pubblica e a imporre alle regioni di chiudere gli ospedali fu il governo Monti. Vi ricordate qual è l'unico partito che è stato all'opposizione del governo Monti? È stata la Lega, anche lì, a difesa dei territori, della sanità pubblica. È tornata al governo, la Lega è quella che con la maggioranza ha posto finalmente un limite all'accesso alla sanità privata, alla prestazione di opera dei gettonisti, perché deve finire lo scandalo che un medico che lavora nella sanità pubblica si possa dimettere, andare a lavorare nel privato ed essere pagato 3 volte tanto per andare a lavorare in ospedale. Non si può arricchire qualcuno coi soldi di tutti. La sanità è pubblica e questo governo ha intenzione non solo di incrementare gli stipendi di chi lavora nella sanità pubblica, ma bloccare anche queste prassi a favore del privato. E se guardiamo l'altra opposizione, il 5 Stelle, c'è poco da stare allegri. Sul reddito di cittadinanza non vi dico nulla perché sapete già tutto. Ma ve lo ricordate quel signore che ha fatto il Presidente del Consiglio, che in campagna elettorale girava nelle periferie di Napoli a spiegare che si poteva rifare la casa gratis? Ecco, cari signori, non è stato gratis, lo paghiamo tutti noi, lo pagate tutti voi. Ci sono 100 miliardi di euro di debiti nel bilancio dello Stato che non sono serviti a un grande piano di edilizia popolare, a mettere in condizione di essere sostenibile le case più vecchie. Sono serviti a chi aveva già i soldi, cioè ai ricchi, per potersi rifare la seconda o la terza casa al mare o in montagna, gratis, pagati da Pantalone, cioè da noi. Questi sono quelli che difendono il disagio sociale. Ma vedete, tutte queste cose che vi ho raccontato non sono il motivo per cui siete qui e per cui noi siamo qui. È nostro dovere fare queste battaglie, è nostro dovere impegnarci, difendere i cittadini che ci hanno votato, avere una coerenza, come dovere dei nostri sindaci amministrare bene, dei governatori che avete sentito prima fare delle politiche di sviluppo del territorio. Quello che ci porta tutti quanti qui è qualcosa di più, è il sogno, perché senza il sogno, senza sentirsi comunità, senza pensare che siamo un popolo che marcia per piegare e cambiare la storia, non c'è la spinta a venire a Pontida, non c'è la spinta ad andare in sezione, non c'è la spinta ad andare in comune a fare il consigliere comunale. E noi non ce lo dobbiamo inventare il sogno, perché questo è il Prato in cui è nato un sogno nobilissimo, è nato un sogno che ha portato avanti Umberto Bossi e poi il compianto Roberto Maroni e oggi Matteo Salvini. Quel sogno si chiama libertà, è per questo che siamo a Pontida, non per lanciare altri messaggi. E libertà cosa significa? Libertà significa vivere in uno Stato
dove se ce l'hai fatta, se lavori, se hai un'impresa, lo Stato non è il tuo nemico e ti lascia lavorare. I nostri imprenditori, artigiani, chiedono soltanto che lo Stato non gli rompa i coglioni, non vogliono nient'altro, che non ci sia una burocrazia oppressiva, una giustizia che non funziona, un nuovo balzello inventato ogni giorno. E una libertà vuol dire che invece chi non ce la fa deve essere aiutato dallo Stato per potercela fare, per essere nelle stesse condizioni degli altri, perché il ceto di nascita non sia un limite. Questo vuol dire fare politiche sociali, non pagare la gente per stare a casa sul divano. Quello vuol dire schiavismo di Stato, non emancipazione della povera gente. Ma soprattutto libertà vuol dire portare avanti quell'idea che non nasce con la Lega, che nasce da prima dell'Unità d'Italia, l'idea di uno Stato federale, a cui lo Stato centrale italiano si è sempre opposto. Si è opposto con la fondazione dell'Italia, con l'Unità d'Italia, si è opposta nel ventennio fascista, si è opposta con la Costituzione repubblicana. C'è una riforma costituzionale del 2001, sono passati 22 anni e si oppone ancora, perché quella riforma dell'autonomia ancora non l'abbiamo fatta. Ecco, libertà per la Lega vuol dire soprattutto autonomia, essere padroni a casa nostra, avere un moderno Stato federale, poter decidere con le nostre risorse sui nostri territori. E questo è un sogno alto, altissimo, perché viene da una storia politica seria, non è stato inventato da noi. E guardate, potremmo sbagliare tante cose, cari amici e cari fratelli, ma vi posso garantire che questo popolo in cammino, questo ideale alto che riempie le nostre vite, che dà un senso alla militanza politica e fa della militanza politica la colonna dell'esistenza e non un hobby qualsiasi o un'esperienza passeggera. Bene, per questo sogno, questo ideale alto, state tranquilli che lo esaudiremo. L'autonomia, la libertà con la Lega, non so se oggi, domani, tra qualche anno, ma l'autonomia arriverà. Non è mai stato facile in passato, non è facile oggi, non sarà facile domani, ma sarà il più bel regalo che la Lega e tutti voi, il grande popolo di Pontida, potrà lasciare alle generazioni che verranno. Viva la Lega, viva Pontida, grazie! Servirà un gruppo compatto e unito, e lui per questo è una garanzia, infaticabile guida del gruppo del Senato a Pontida, ci viene fin da quando era un ragazzino, da Monza, dalla Brianza, su questo palco il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Pontida, un saluto da tutto il gruppo Lega al Senato. Pontida è da sempre la terra della libertà.
è la festa della libertà, ma è anche e significa soprattutto amare la propria terra, amare i propri territori, essere orgogliosi dei propri territori. E visto che si parla tanto oggi di ambiente, di difesa e di rispetto dell'ambiente, beh, noi ricordiamo ai burocrati di Bruxelles che il modo migliore per difendere l'ambiente è prendersi cura del proprio territorio, è amare la propria terra, è diventare custodi della propria terra. E a tal proposito, al Senato abbiamo approvato un disegno di legge che adesso è alla Camera, dove dice che la figura dell'agricoltore è custode del territorio. È un principio su cui Soloni di Roma e non solo i professori di Bruxelles si mettono a ridere, ma è il principio chiave, perché non servono per amare il territorio, difendere le nostre città, i nostri parchi, tornare anche a quella cultura rurale che un certo ambientalismo e animalismo che ha imperniato le battaglie e l'ideologia di Bruxelles ha fatto scomparire. Ma noi vogliamo tornare a difendere i nostri territori come abbiamo sempre fatto. E alla fine tenete presente che non servono diktat e regole uguali per tutti, serve più autonomia e serve più federalismo, non solo in Italia ma in tutta Europa, perché federalismo è libertà e difesa dei propri territori. A tal proposito lo dico al Senato, io sono uno molto prudente sulle promesse e quant'altro, sull'autonomia stiamo lavorando tanto, però in questo caso posso dirvi che vedo tanta determinazione, prima di tutto da parte del nostro ministro Calderoli, che merita un grande applauso per il grande lavoro di cucitura che sta facendo in Parlamento, per i nostri senatori nelle commissioni che stanno lì. Questa volta potrebbe essere davvero la volta buona e noi siamo pronti, dobbiamo essere pronti, perché, e lo diciamo, così come il Sud chiede aiuto per sviluppo e coesione, c'è il PNRR, le infrastrutture, gli investimenti, la zona speciale, il Nord si deve ricordare che c'è ancora una questione settentrionale da risolvere, c'è una rivoluzione da concludere. Insieme, il Sud deve crescere sfruttando le sue potenzialità, il Nord deve essere pronto ad essere sempre competitivo con i paesi dell'Europa, senza contrapposizioni, senza cadere nella contrapposizione Nord-Sud, perché facendo così vorrebbe dire che faremmo solo il gioco del potere centrale di Roma, che è il primo nemico dell'autonomia. Questo l'ha sempre detto Umberto Bossi, ricordiamocelo. E qui, e da qui è nata la grande intuizione di Matteo Salvini di una Lega nazionale, una Lega che difende l'autonomia, i territori, che vuole lo sviluppo di tutti i territori, ma che adesso si rivolge a nuovi centralismi. Non c'è solo il centralismo romano, c'è anche il centralismo di Bruxelles, il centralismo di organizzazioni internazionali che vogliono e ci vogliono impedire, vogliono sopprimere, comprimere le nostre libertà. Avete visto prima, sentivo Molinari, la libertà di movimento, la libertà di acquistare una casa, la libertà di produrre i nostri, le nostre ricchezze del territorio, la possibilità di poter sviluppare e tutelare i nostri prodotti tipici dei territori, ma anche la libertà di espressione. Sì, e ve lo dice uno che l'ha pagato sulla propria pelle. Mi è bastato dire in Senato sul tema della guerra in Ucraina che bisognava fare di più, che l'Europa avrebbe dovuto fare di più per la pace, per essere tacciato di complicità con il nemico. Beh, io ve lo dico e lo ribadisco, perché poi la gente lo dice, ma tanti poi hanno paura ad affermarlo pubblicamente. Non la Lega, questa guerra deve finire al più presto. Ormai l'hanno capito tutti, anche oltreoceano, che nessuno può
vincere questa guerra sul campo bisogna negoziare, bisogna trattare, e posso dire che si possono recuperare più territori con i negoziati che con le armi. Questo è quello che dobbiamo ricordare e dire senza avere paura. Senza avere paura. Guardate le conseguenze della guerra, mi avvio a concludere perché già mi stanno facendo i segnali, abbiamo già superato i 5 minuti. Stavo dicendo che le conseguenze della guerra, che cosa ha aggravato? L'inflazione, il costo delle materie prime, il costo dell'energia. Adesso con l'accordo fatto tra la Russia e l'Arabia per limitare le produzioni di petrolio sale il prezzo della benzina. E poi ci sono anche altre conseguenze pericolose, che sono quelle proprio dell'immigrazione. Certo, e sarà molto difficile fare manovre economiche in futuro, non solo questa, se la guerra non dovesse finire presto. E sull'immigrazione, e mi avvio davvero a concludere, beh, insomma, bisognerebbe ascoltare. C'è qualcuno che sta male lì, quindi chiamiamo per favore sotto lo striscione Macerata. Chiamiamo per favore i soccorsi che sono operativi, ecco, si stanno già muovendo. Perfetto, io dicevo, mi avvio a concludere dicendo sostanzialmente, ecco, facciamo un applauso, grazie. E sull'immigrazione bisognerebbe cominciare a dare un po' più retta a Matteo Salvini, che è l'unico che è riuscito, dati alla mano, a bloccare le navi, l'unico. E quindi ascoltatelo un po' di più, soprattutto là in Europa, dove fanno finta di non sentire, fanno finta, questo è il problema vero. Però è un problema serio, perché rischia di creare tensioni sociali fortissime nel nostro territorio. Quindi noi vogliamo l'intervento sì dell'Europa, che si aiuti a stabilizzare le aree del Nord Africa, ma anche noi vogliamo rilanciare fortemente i decreti sicurezza Salvini, che sono quelli che tanto avevano fatto di bene a questo paese. E allora siamo pronti ad organizzare una vera e propria resistenza a chi ci vuole togliere la libertà. Però per farlo tutti insieme abbiamo bisogno di rafforzare il nostro senso di comunità. Militanti storici, militanti nuovi, storia, tradizione, ci vuole il connubio con il rinnovamento, con le nuove sfide del futuro, stare tutti insieme. Io dico sempre, ho sentito dire una parola che mi piace tantissimo, dobbiamo diventare tutti insieme operatori di comunità. Solo col senso di comunità riusciremo a sconfiggere un mondo che vuole distruggere il localismo, i territori e tutto quanto. Quindi federalismo è libertà, e noi oggi diciamo che siamo innamorati della libertà e innamorati della nostra terra. Viva la Lega e sempre forza Salvini! Ciao Pontina! Si battono tutti i giovanni e grilli, e che si riempiono la bocca di accoglienza e poi lasciano l'Italia sola a gestire migliaia di immigrati clandestini.
a guidare il gruppo a Bruxelles, il bergamasco Marco Zanni e il genovese Marco Campomenosi. Salire qua dopo essere stato tantissimi anni in mezzo a voi, ero tra di voi fino a pochi minuti fa come i miei colleghi che sono qui, e nei prossimi anni e finché queste battaglie avranno senso, e purtroppo è come se ce l'hanno, Pontida sarà e resterà sempre un momento fondamentale per la nostra gente, per la nostra terra. E il ruolo della Lega a Bruxelles e a Strasburgo è quello di una squadra che vedete qui in questo momento, di persone che lavorano per voi, per un obiettivo importante, per il nostro leader, per Matteo Salvini. Qui non ci sono leader, siamo tutti uguali, noi siamo una squadra che cerca di lavorare per la nostra gente e facendolo in un gruppo che si chiama Gruppo ID, ovviamente. Donne, uomini, ragazzi, ovviamente non vedete i nostri collaboratori che sono fantastici, grazie a cui denunciamo l'attività di una Commissione europea, che l'avete visto tutti voi. Per fortuna qualche media ha cominciato a comprendere queste cose. Pensiamo all'attacco alla nostra agricoltura, pensiamo all'attacco alla nostra pesca, al buon senso, pensiamo a tutte le denunce che i miei colleghi hanno fatto insieme a me, insieme a Marco, contro la carne sintetica, il pesce sintetico, la farina di insetti. Ecco, quello che non dovete fare è non comprendere che c'è un disegno. Voi non dovete pensare che questi siano solo matti. Certo, sono matti, ma c'è anche un disegno, cioè di distruggere tutto ciò che è naturale e di costruire qualcosa, perché ci sono dei grandi interessi economici dietro. Qualcuno nei giorni scorsi, Matteo Salvini l'ha fatto, ha attaccato il commissario italiano Gentiloni, e qualcuno a sinistra si è arrabbiato, ha detto ma no, ma è un italiano, lui non poteva fare l'interesse dell'Italia. In parte hanno ragione, perché nemmeno la signora von der Leyen ha fatto gli interessi della Germania, lo vediamo in quella che è la situazione economica nel nostro continente, perché si riempiono tanto la bocca di una Commissione europea che lavora perché contiamo, no? Perché figuriamoci, da soli non conteremo nulla, eppure nei consessi internazionali l'Europa non esiste, gli Stati Uniti e la Cina vanno nella loro direzione senza aspettare noi. Se c'è qualche trattativa sull'Ucraina, non siamo certo noi soggetti che negoziano, piuttosto Erdogan, la sua presenza nel Mediterraneo. Il Mediterraneo, quel luogo dove noi come Lega ci siamo spesi. Io l'altro giorno ero con Matteo Salvini a Palermo, sapete bene perché lui una volta al mese deve andare a Palermo, perché lui ha messo la faccia su quello che aveva promesso e tutti noi lottiamo per quello. Hanno cercato di intimidare la Lega su questo tema dell'immigrazione, ma noi non siamo condizionati. Noi abbiamo dimostrato che quando non si riesce più a lavorare in un governo, noi sappiamo rinunciare alle poltrone, però sappiamo bene quanto invece in questa fase i cittadini ci hanno dato un mandato chiaro a Roma, e anche compito di noi parlamentari europei collaborare con i nostri colleghi a Roma e con i nostri colleghi nelle regioni. La tutela del Made in Italy, la tutela di un continente che non cresce più, non c'è più soluzione, è il continente che nel mondo è cresciuto meno rispetto a tutto il resto del mondo. Quindi quello che posso assolutamente garantirvi è che ci aspettano dei mesi decisivi, dove sarà importante che insieme agli altri cittadini potremo far comprendere alla gente che cosa è accaduto a Bruxelles in questi 4 anni,
chi ha votato che cosa, chi ha sostenuto certe follie del Green e chi invece si è opposto, magari poi ricevendo anche ragione dalle associazioni degli industriali, da quelle dei lavoratori. Addirittura la CGIL ha commentato positivamente un mio commento su un problema del settore marittimo, assolutamente assurdo, no? Però dobbiamo essere più forti e per questo serve a Bruxelles e a Strasburgo una delegazione composta da questi miei colleghi, da altri che arriveranno, perché è decisivo per difendere i nostri interessi. Gli altri lo fanno, i tedeschi lo fanno, i francesi lo fanno, sarebbe stupido non farlo anche noi. Quindi insieme a Matteo Salvini, che ci ha dato già da almeno 10 anni a questa parte degli obiettivi importanti, veramente io vi porto il saluto e il ringraziamento di tutti i miei colleghi. Grazie di esserci, se noi contiamo qualcosa è perché ci avete dato un mandato voi e noi abbiamo tutto l'obbligo di rappresentarvi al meglio. Grazie davvero. Grazie, grazie Marco davvero, e lasciatemi dire, perché è veramente straordinario lavorare con certi colleghi che non sono solo colleghi ma sono anche amici, e in particolare Marco per me è significativo perché se sono in Lega è grazie a lui, quindi davvero un bel applauso. E perché molto spesso il lavoro che facciamo in maniera instancabile a Bruxelles non passa, però vi assicuro che queste persone davvero giorno dopo giorno sono lassù in un ambiente che sapete difficile, a lavorare per mantenere forti gli interessi della nostra terra e del nostro paese. Ed è veramente bello vedervi qui oggi, perché oggi qui parte per la Lega una campagna elettorale molto importante e fondamentale, per cui avremo davvero bisogno di tutta la vostra forza, di tutto il vostro aiuto in questi 9 mesi ad arrivare al 9 giugno dell'anno prossimo, affinché la voce della Lega in Europa sia il più forte possibile. E noi lo sentirete dopo da Matteo, lo sentirete dopo da Marina, abbiamo un progetto chiaro, vogliamo fare un contratto chiaro con gli elettori italiani. Chi il 9 giugno dell'anno prossimo voterà la Lega, voterà un'idea chiara d'Europa. Prima di tutto, fuori la sinistra anche dal governo dell'Europa. Portiamo il modello italiano, che per una volta è un modello virtuoso, anche a Bruxelles. E qui chiameremo tutti, se ci stanno o no. Non è il momento dei veti, non è il momento delle differenze, è il momento di unirci per un obiettivo unico, cioè quello, dopo 30 anni, di togliere questa disastrosa sinistra dal governo dell'Europa. E poi sappiamo quali sono i temi europei che più stanno a cuore ai cittadini. Settimana scorsa la Presidente della Commissione Europea è venuta in aula e ci ha detto che due cose che a me hanno lasciato un po' perplesso. Uno è che nominerà un inviato speciale per parlare con le piccole e medie imprese, per capire quello che le piccole e medie imprese, quello che gli artigiani vogliono da Bruxelles. Beh, io mi sono permesso di rispondergli due cose. La prima è che ci sono delle persone elette che lo fanno tutti i giorni e sono qua. E la seconda è che se dopo 5 anni disastrosi di governo dell'Europa la Presidente della Commissione ha ancora bisogno di capire cosa vogliono i nostri imprenditori, forse non ci siamo. Io gliel'ho detto chiaramente, qui ci sono persone che tutti i giorni parlano con gli imprenditori, li aiutano e hanno bisogno di due cose: più libertà, meno regole, meno burocrazia e meno follia verde. E questo sarà un punto fondamentale. Dobbiamo dirlo chiaramente, di fronte a questa transizione verde che non funziona per l'ambiente, non funziona per le imprese, non funziona per i cittadini. La Lega dirà 2 o 3 punti chiari su questo tema. Primo, il problema dell'ambiente non è l'Europa. Pesiamo per una percentuale minima di emissioni di gas serra e tagliarci i piedi mentre altri fuori dal mondo inquinano non credo sia un'idea intelligente. Secondo, il problema non sono le nostre imprese, il problema non sono i nostri agricoltori, il problema non sono i proprietari
di immobili, no a una Commissione europea che ci vuole tassare per spendere chissà come i nostri soldi. E poi l'ultimo punto veramente importante, perché fa parte del DNA della Lega, fa parte del lavoro che facciamo nei ministeri, che facciamo in Parlamento a Roma, nei consigli regionali, nei comuni e anche a Bruxelles, l'immigrazione. Io vorrei che faceste un bel applauso a Matteo Salvini, perché lui si mostra sempre forte, sempre coerente, sempre a disposizione, ma è un uomo come noi e ha bisogno di calore umano. È una persona che ha scelto, di fronte alla possibilità di fare qualcosa per il suo paese o andare a processo, non ha avuto dubbi che prima di tutto veniva il benessere e l'interesse del suo paese, e non so quanti altri l'avrebbero fatto. Oggi a chi ci chiede quali sono le soluzioni, noi lo diciamo chiaramente: l'unico ministro in Italia che era riuscito a bloccare l'immigrazione è stato Matteo, e non l'ha fatto facendo grandi cose, ma l'ha fatto ribadendo due concetti: che l'immigrazione illegale è illegale, chi non ha diritto a entrare in Italia sta fuori. E l'altro punto fondamentale che faremo in Europa sarà ribadire un altro concetto. Oggi ci dicono, arrivano 100 persone, poi dobbiamo vedere se queste persone hanno diritto o no di restare in Italia. Per l'amor del cielo, chi scappa da guerre eccetera eccetera ha bisogno di aiuto, gli italiani sono sempre stati in prima fila nella solidarietà. Però di queste 100 persone, più di 90 non scappano da nessuna guerra, quindi processare le loro domande di richiesta d'asilo in Italia è una follia, perché poi anche se non hanno diritto ce li dobbiamo tenere. Quindi diciamo una cosa semplice in Europa: noi tramite il bilancio europeo e i bilanci nazionali di tutti i 27 paesi diamo a questi paesi di partenza o di transito in Africa e in Medio Oriente decine di miliardi di euro. Beh, è anche necessario, e penso che sia una cosa coerente, chiedere che in cambio di questi soldi le domande di asilo si processano in quei paesi, garantendo i diritti umani, garantendo il rispetto delle regole, ma fuori dall'Italia. Vi ringrazio davvero, vi chiedo un applauso per questa straordinaria squadra, e davvero l'urlo della Lega il 9 giugno dovrà essere davvero forte per cambiare le cose anche a Bruxelles. Viva la Lega, viva Matteo Salvini, viva Bergamo, e grazie a tutti.